sempre di più si sta vedendo come quello che un bambino assume come alimenti nelle primissime epoche della vita avrà poi un effetto benefico quando il bambino diventerà più grande. E quindi è molto importante che la mamma sia consapevole che ogni suo gesto, ogni sua azione, ogni sua scelta alimentare avrà poi un impatto futuro. E veniamo a quelli che possono essere dei suggerimenti che da pediatra mi sento di dare ad una madre che si approccia a far mangiare il proprio figlio. Innanzitutto, l'educazione alimentare di un bambino comincia già durante la fase della gravidanza, quando attraverso gli alimenti che la mamma assume, il sapore di questi alimenti va nel liquido amniotico, il feto lo deglutisce e già in quel momento comincia a svilupparsi il suo gusto in base agli alimenti che mangia la mamma. Quindi questo è un passaggio importante di cui la mamma deve essere consapevole. E lo stesso processo continua poi durante l'allattamento al seno. Quindi i cibi che la mamma sceglie sono quelli che determineranno poi lo sviluppo del gusto di quel bambino verso quegli alimenti. Al momento in cui il bambino stesso mangerà, quindi nella fase dello svezzamento, lui riconoscerà in qualche modo i sapori che gli sono stati proposti durante la gravidanza e durante l'allattamento e quindi più facilmente si avvicinerà a quegli alimenti che ha già conosciuto. Questo per dire quindi che quello che la mamma mangia durante la gravidanza e durante l'allattamento è estremamente importante. Ma ancora più importante è quello che il bambino deve assumere nell'epoca dell'alimentazione complementare, quindi quando lui stesso comincia ad assumere gli alimenti. E tantissime evidenze scientifiche ci stanno mostrando che assumere alimenti della dieta mediterranea, tipici della dieta mediterranea, consentono al bambino di indirizzare il suo gusto appunto verso questi alimenti. La dieta mediterranea oggi è stata dimostrata essere associata a una riduzione di tutta una serie di malattie, in particolare parliamo delle malattie cosiddette cronico-degenerative, che comprendono il diabete, alcuni tipi di tumori, il morbo di Crohn, alcune degenerazioni neurologiche. Sono tutte malattie che possono essere prevenute utilizzando una dieta corretta nelle prime fasi della vita. E la dieta mediterranea prevede l'assunzione di alimenti che devono essere costantemente presenti sulla tavola del bambino, rappresentati dalla frutta, dalla verdura di stagione, dai legumi, da piccole quantità di proteine rappresentate da pesce e carni bianche, meno frequentemente la carne rossa, un paio di volte a settimana i formaggi. Ma quello che è tipico e importante stressare nella dieta mediterranea è l'utilizzo di un basso contenuto di zuccheri semplici, cioè gli zuccheri semplici devono essere presenti pochissime volte durante la settimana. E questo è il motivo per cui un bambino non deve essere abituato a mangiare alimenti zuccherini. E quindi l'utilizzo, per esempio, di miele nelle prime epoche della vita o di bevande zuccherine andrebbe completamente eliminato proprio per far sì che il bambino non si abitui a quel tipo di sapore e quindi non lo debba poi richiedere quando diventa più grande perché è abituato a mangiare il dolce. Quindi questi sono tutti piccoli accorgimenti di cui la mamma deve essere consapevole perché errori fatti nei primissimi mesi di vita, in particolare nei cosiddetti primi 1.000 giorni, dove il primo giorno è quello del concepimento. E durano fino ai 2 anni di vita del bambino. In quei 1.000 giorni, le abitudini che noi diamo a quel bambino sono quelle che egli poi si porterà dietro per tutto il resto della propria vita. E quindi è importante fare scelte alimentari ed educative corrette proprio in quella fase della vita.